Ragazza bionda, per qualcuno sono troppo bionda. Ma che troppo, sei divina. Per qualcuno sono troppo tonta per stare quassù. Sì, sì, ci accusa di sciocchina. Tutta bionda, per qualcuno son la finta tonta. Ma che tonta, adorabile. Per qualcuno sono troppo tonda per far la TV. Il troppo stroppia, piccola. Non so perché, che volete da me. Come sono davvero, non lo so. Che angelo, ingenua. Quello che so è che a ognuno di voi dico: carino, sono come tu mi vuoi. È una delizia, ma cos'ha d'eccezionale? È tutta panna, spiritosa e originale. Non la vediamo artificiosa, un po' volgare. È tutta invidia quella che ti fa parlare. Ci piace tanto, ma davvero è l'ideale di tutti quanti, dal vegliardo al liceale. Ma sa cucire, sono negata. Che occasione, con lei mariti non avreste più un bottone. Sa fare gli spaghetti, la casa amministrare. Nessuno me lo chiede, perché lo dovrei fare? Ma certo, poverina, non sono fatti suoi, sono cose casalinghe che dovete fare voi. Io mi inchino ai tuoi piedi perché sono così felice di averti qui. Grazie. Ma come sei carina, io ho una grande ammirazione per te, veramente. Grazie. È un'attrice che mi piace tantissimo. Grazie. Sono felice, Sandra. Sandra Salvatrice è il tuo nome. Sì, il primo nome è Salvatrice. Ma perché ti è stato dato questo nome? Che poi, insomma, racchiude un significato importante. In effetti, se i nomi influenzano il destino delle persone, vabbè. Beh, a te è successo un po'. Di famiglia siciliana, mio padre, no? Allora, i primogeniti si chiamavano o Salvatore o Salvatrice. È toccato a me. È toccato a te. E sei un po' la salvatrice di chi ti sta accanto, di chi ti sta intorno? Beh, in effetti credo che sia vero il fatto che i nomi che hanno un significato in qualche modo influenzano un po' la vita delle persone. Sì, sì. E a te è successo? Quello che abbiamo visto, Sandra, è solo un piccolo assaggio della tua carriera, perché tu sei passata appunto dal cinema, teatro, alla televisione, con una grande disinvoltura, come solo le grandi star di oltreoceano hanno fatto e sanno fare. Beh, sai, io ho fatto il cinema in un momento fortunato, nel senso che c'erano i grandi registi, i grandi sceneggiatori, i grandi produttori, perché anche il produttore è una figura importante. Ecco, questo sì, qua, i grandi produttori. È un programma con Antonello Falqui, no? Che è stato uno dei grandissimi della televisione. E sai che quando si facevano questi programmi, si provava tutta la settimana e poi si faceva tutto in diretta, dai balletti alla sigla, tutto, 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 tutto. Mi vuoi fare invidia, eh? Però è emozionante. Che bello. Dov'è che ti sei sentita più a tuo agio in questi anni, in queste, diciamo, questi passaggi appunto dal teatro al cinema, alla televisione? Sì, in effetti a me piace stare con la gente, no? Quindi piace, ti piace parlare, la TV? Comunicare, conoscerla. Per esempio, sono molto contenta di essere qui da te, perché grazie, tu rappresenti proprio l'attrice di adesso, modernissima, no? Perché canti, balli, reciti, presenti. Grazie. Cioè, sei completa. Una volta no, eravamo una specialità, una era un'attrice, una era una cantante, una era una ballerina, un'altra era una presentatrice, no? Ora no, invece. Però in realtà donne come te, come ce ne sono state diverse, no? Che erano eclettiche, ce ne sono state tante. Poi a un certo punto questa cosa si è fermata, no? Questa la possibilità di poter fare più cose si è un po' fermata e si è messa un po' nelle caselle, cioè. A un certo punto invece uno ha cominciato a fare più cose, cioè fare teatro, fare televisione, no? Fare cose diverse che però non era nella regola allora, invece adesso, no? Anche perché trovo che tu sei molto moderna, perché grazie, rappresenti proprio il tipo di attrice di oggi, insomma, una donna di spettacolo di oggi che deve saper fare tutto e bene. Grazie Sandra, ma tu nel momento in cui eri all'apice proprio della tua carriera, della tua femminilità,
sex symbol, non solo, straordinariamente brava, ti hanno amato tantissimi registi, hai lavorato con tutti i più bravi ti hanno amato e ti hanno voluto con sé. Ma nel momento appunto dell'apice ti sei anche trovata uno spazio, ritagliato uno spazio in TV, proprio in un momento in cui il cinema ti voleva e ti acclamava. Come è stato allora, questo passaggio? Allora la televisione era, diciamo, la parente povera del cinema. Poi le cose sono cambiate. Però era importante che fare qualcosa anche in televisione, no? Dove naturalmente è più difficile lavorare, almeno per un'attrice dell'epoca, perché sai, li sbagliavi, rifacevi, no? Poi c'è un regista che ti dice tutto, in televisione invece te la devi cavare molto da sola. Sei sola, no, c'è una bellissima grande squadra che ti supporta, c'hai, però sì. Poi sei tu e il pubblico. Certo. E devi andare avanti. E però era una sfida, era bello provarci, riuscirci, capito? Il pubblico ti ha amato moltissimo. Il pubblico ti ha amato moltissimo. Perché si è creato subito un'empatia. E sono una persona come tutte, no? Una donna come tante, con un grande coraggio, perché ce lo scopriamo quando, nei momenti, diciamo, critici di difficoltà, scopriamo che abbiamo un coraggio meraviglioso, tutte le donne, no? E quindi, sai, come dire, il pubblico femminile si riconosce in me, no? E anche quello maschile riconosce le madri, le nonne, le figlie, le zie. Beh, ha riconosciuto anche una gran bella donna, questo dobbiamo dirlo. Poi anche quello, anche l'occhio vuole la sua parte, no? A un certo punto, grande femminilità. Beh. Grande sensualità. È il mondo dell'immagine, quindi è importantissima l'immagine. Senti, certo. Ma a proposito di film, io vorrei andare a un grande film di uno dei maestri del cinema, che è appunto L'ombrellone di Dino Risi, 1965. Guardiamo. Arrivederci, Bella. Arrivederci. A proposito, quasi finito Neruda. Mi dica il suo parere, sinceramente. Beh, l'ho trovato molto, molto interessante. Anche se, come dire, in certe immagini, non so, mi delude un po'. I suoi giudizi sono sempre molto precisi, Giuliana. Indubbiamente, in qualche punto, l'immagine cede. Giuliana! Sì? Dai, che ho fame! Arrivederci. Riprenderemo questo discorso, mi interessa. Grazie, con piacere. C'è anche Mora così un fascino incredibile. Perché quegli occhi parlano in tutti i colori possibili. Che anima, questa anima collegata con i tuoi occhi. Allora, Dino Risi, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Luciano Salce, Roberto Rossellini, poi Pupi Avati, Salvatore, Castellitto, Pietrangeli, potrei continuare all'infinito. Chi ti è rimasto di più nel cuore? Nel a parte cuore. La tua storia, no, adesso lasciamo stare Fellini. No, senza parlare d'amore, Fellini. Come regia? Nel cuore, come regia. Ma sai, erano dei grandi, veramente, persone con le quali, stando vicino a loro, avevi la sensazione veramente di volare, di essere preziosa, di essere amata. È stato un periodo straordinario. Antonio Pietrangeli, grandissimo regista. E forse fra tutti è quello che comprendeva meglio l'anima femminile. Perché sai, i film nostri, almeno una volta, erano tutti al maschile. Poi lei era contro i Maria. E ancora c'è da fare, e ancora c'è tanto da fare, Sandra cara. E continua, e la storia continua. Continua. Beh, allora però era più grave. Certo. Invece lui capiva le donne, sapeva raccontare il sentimento delle donne, questa necessità d'amore che è tutta femminile, no? Questa necessità tenerezza. D'amore. Ah. Tu hai necessità di essere amata? E, mi sono sempre chiesta, è meglio amare o essere amati? E mi sono sempre risposta, è meglio amare, perché amare ti riempie, capito? Ti fa sentire piena, ti fa sentire qualcosa che la vita vale veramente, no? Essere amata qualche volta può essere anche noioso, perché se ti ama uno che non ti interessa,
è una palla, no? Sì, ma questa tua generosità ti ha portato o ti ha tolto nella vita? Ma io sono sempre stata così e non sono mai andata contro me stessa. Cioè, ho imparato quasi subito ad accettarmi per quello che ero, con pregi e difetti. Ovviamente mi sono sempre sentita una donna libera e questo ha un prezzo, chiaro, no? Ma che cos'è che non costa nella vita? Tutto ha un prezzo, tutto si paga, e più vuoi e più devi pagare in qualche modo. E però l'importante è ottenere ciò che vuoi, no? Riuscire a essere ciò che vuoi essere, o perlomeno rimanere quella che sei senza farti cambiare dagli altri, dalle circostanze. Ecco, a questo io... E tu ci sei riuscita. Sì. Quindi la mattina ti svegli e la prima cosa che ti dici, che dici a Sandra, qual è? Mi dico, buongiorno mia cara, ci sei ancora, che bello. Questa positività ci travolge, ci ha travolto sempre. Tu sei così anche con la tua famiglia, con i tuoi figli? Sì, io sono più allegra di loro. Loro sono più seri, prendono la vita più seriamente di me. Non so chi ha torto o ha ragione, però penso che comunque le cose vanno prese con una certa leggerezza. Perché comunque vanno più o meno come vogliono. E allora... la vita è complicata, no? Quindi bisogna alleggerirla. Sì. Senti, questa leggerezza tu l'hai regalata anche a un grande del nostro cinema, che è stato Federico Fellini. Una leggerezza, ma anche tanta profondità, perché tu ti sei data anima e corpo a quest'uomo. E in realtà anche lui ti ha ricambiato, perché è stato... Dopo tanto, non subito. Ce n'è messo un po'. Io sì, subito. Vabbè, ma io seguo sempre il sentimento, no? Cioè, credo che l'amore è la cosa che ha dominato la mia vita. Ma sono contenta così, perché era quello che volevo, no? Perché è la forza più grande, perché senza amore tutto perde significato, senso... Non mi piace vivere, ecco. Io ho bisogno di amare sempre. Certo, mi piace anche essere amata, ma è molto importante amare. E se ami, poi qualcuno ti ricambia. Prima o poi. Per questo i tuoi occhi sono pieni di luce, Sandra. Perché amare fa bene. Sì, a chi dà, come dicevi, a chi riceve. Assolutamente. Senti, Fellini cito una frase bellissima, appunto, di Federico. Nulla si sa, tutto si immagina. Sì, lui era un po' così, sì, in effetti. Era una persona straordinaria. Io credo che i suoi contemporanei non abbiano capito la sua grande umanità. Lo pensavano più cinico, più... invece era una persona di grandissima umanità, che cercava sempre di capire gli altri, di arrivare al punto migliore, alla luce interiore che ciascuno di noi poi ha. Assolutamente. Si tratta solo di trovarla, cercarla un attimo, e lui la sapeva trovare subito. Per questo poi era anche molto amato, perché la gente si sentiva capita da lui. No? Certo. Sandra, ma tu credi nei miracoli? Sì. E tu ne hai avuto uno sì. Quando è nata tua figlia? Sì, mia figlia azzurra. Sì, e sì, te l'hanno riconosciuto come miracolo? Ah sì, la chiesa, sì, proprio. Che cosa è successo? Nel 2005 è stata beatificata la madre Maria Pia Mastena, questa suora che aveva fondato l'ordine delle suore del Santo Volto, dove, una clinica a Roma dove era nata mia figlia, dove era morta, e dove poi una suorina... Dopo tutti i tentativi fatti dai medici per rianimarla, no? Inutili, questa suora, lei ha tanto insistito e l'ha preso questo bambino, è andata nell'annesso e ha cominciato a pregare la madre Maria Pia Mastena. E pregava la Madonna, e intanto faceva di nuovo respirazione bocca a bocca, tutte le cose che si fanno. E dopo mezz'ora che questo esserino, perché era nata di 7 mesi, pesava pochissimo, nemmeno 1 chilo, no? Dopo era nata prematura. Sì, prematura. Ha ripreso a respirare, no? Allora lei ha mandato subito qualcuno su nella sala operatoria, perché io ero impazzita, non accettavo l'idea che mia figlia fosse morta. Per dire no, la bambina è viva, la bambina è viva. E poi c'è stato un lunghissimo processo, ovviamente fatto dalla Chiesa,
E finalmente si è stabilito che scientificamente era inspiegabile il fatto e che solo un qualcosa di soprannaturale, insomma, fu riconosciuto il miracolo. Adesso Azzurra è una donna adulta. E la salutiamo, Azzurra. Ah, sì. E questo è il tuo nome, Salvatrice, perché in qualche modo sei protetta. C'è qualcuno dall'alto che ti protegge, da sempre. Che cosa straordinaria che dici? Perché sai che lo penso anch'io, ma non l'ho detto mai. È così. È così, no? Noi ce lo sentiamo questa presenza che ci guida in qualche modo. Ma adesso, siccome io e te, no? Io lo so, siamo collegate da questa emotività incredibile. Io quando ti vedo ci prendiamo, ci abbracciamo, ci raccontiamo e devo chiamare Marzullo che deve spezzare questo momento perché altrimenti continuiamo a commuoverci. Marzullo, puoi entrare che ti cedo la mia poltrona. Buongiorno, sì, io sono molto benvoluto da Sandra. Sei sicuro? Sì, Marzullo sicuro. È un uomo. Senti, che ma io mi amo. Posso avvicinare? Perché io sono. Scusa, lo può dire, Sandra? Stavo dicendo che sì. Tu sei un uomo che io amo. Che l'ho detto prima, ecco. Lei mi prendeva in giro. Allora, visto che dobbiamo parlare di amore, l'amore si guarisce solo con l'amore? L'amore non guarisce. Non guarisce. L'amore è una malattia praticamente eterna. Ma è un'invenzione della donna, l'amore è un'invenzione in genere? No. Perché tu non hai mai amato nessuno. Di la verità. Certo, più di innamorato. Nessuno. Qualcuno, più di qualcuno. Certo. Dobbiamo andare un secondo, Marzullo. Si precipita quando ci si ama o quando ci si lascia. Dopo e qualche chiudiamo. Secondo. Vabbè? Si precipita quando ci si ama o quando ci si lascia. È brutto lasciarsi, vero? Brutto. Va bene brutto. Così. Sì. Grazie, Cinzia. È brutto lasciarsi. Sandra, grazie. Ti la voglio bene. Grazie. Anch'io. Che cosa c'è ora? La pubblicità. Grazie. Sì, non si dice. Non si dice la pubblicità. No. Che, come si dice? Pubblicità. Torniamo subito. Pubblicità. Ma pochissimi istanti.